Roman Fyodorovich von Ungern Sternberg nasce il 10 gennaio 1886 a Graz, in Austria, in una famiglia della nobiltà tedesco-baltica, da mamma tedesca e padre estone. I genitori di Roman divorziano nel 1891 e 3 anni dopo sua madre si risposò con un nobile tedesco-baltico. Fin da bambino, Roman mostra una certa poco celata tendenza alla violenza e alla crudeltà gratuita che sfoga soprattutto nei confronti degli animali. Allo stesso tempo, il giovane Roman era molto orgoglioso di far parte di una famiglia di origini aristocratiche. Non celava il proprio disprezzo nei confronti dei lavoratori, principalmente i contadini. Da adolescente inizia a nutrire un forte interesse per l'occulto e per il buddismo. A scuola, come cadetto di marina, si mette in evidenza per essere un giovane ribelle ed irascibile, insofferente alle regole e continuamente richiamato per i frequenti litigi. Nel 1905 partecipa alla guerra russo-giapponese. L'anno dopo è alla scuola militare di Pavlovskoye a San Pietroburgo. Come cadetto dell'esercito si dimostra migliore che in marina, anche se viene considerato in sostanza uno studente poco più che mediocre. Dopo il diploma chiede espressamente di essere assegnato ad un reggimento cosacco di stanza in Asia, soprattutto perché attratto dalla cultura asiatica ed in particolare da quella dei mongoli e dei buriati. Si guadagna la fama di forte bevitore, irascibile all'eccesso e spesso coinvolto in risse, ma allo stesso tempo è un abile cavallerizzo tanto da guadagnarsi il rispetto dei mongoli e dei buriati per la sua abilità a cavalcare, combattere a cavallo e nell'uso di spade e pistola. Nel 1913 vorrebbe combattere con i mongoli nella loro lotta contro i cinesi, ma i funzionari russi glielo impediscono. Viene quindi trasferito nella città di Kovd, nella Mongolia occidentale, dove presta servizio come ufficiale nel distaccamento delle guardie cosacche presso il consolato russo. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, inquadrato nel 34° Reggimento Cosacco, combatte sul fronte orientale, dove ha modo di guadagnarsi la reputazione di ufficiale estremamente coraggioso. Le sue imprese gli fruttano diverse medaglie al valore, ma al tempo stesso il suo comportamento è troppo spericolato e fra gli altri ufficiali considerato mentalmente instabile. Viene rimosso dal comando quando, completamente ubriaco, aggredisce un ufficiale ed un cameriere, venendo condannato a 2 mesi di prigione dalla corte marziale. Uscito di galera, viene trasferito al fronte caucasico, a combattere contro i turchi ottomani. Qui fa la conoscenza del capitano cosacco Grigori Semyonov, che in seguito sarà uno dei maggiori signori della guerra russa in Siberia contro i rivoluzionari comunisti. Quando scoppia la rivoluzione d'ottobre, Ungern e Semyonov dichiarano la propria fedeltà allo zar. Nonostante combattessero contro i bolscevichi, in realtà entrambi agivano quasi come milizia indipendente, con Ungern nominalmente sottoposto a Semyonov, ma in pratica con molto margine di manovra. Inoltre, entrambi a malapena riconoscevano l'autorità dell'ammiraglio Kolchak, comandante dei Bianchi. Kolchak era un conservatore, ma non monarchico, mentre Ungern era un fervente sostenitore della restaurazione dello zar. È in questi anni che nella sua mente contorta si fa largo la convinzione di essere la reincarnazione dei grandi condottieri mongoli, Gengis Khan e Tamerlano. In Dauria, regione compresa fra Mongolia, Siberia e Cina, Ungern forma la divisione volontaria di cavalleria asiatica e da qui parte per le azioni contro i rossi. In Dauria il barone impone la propria legge, giustiziando senza troppi fronzoli rivoluzionari rossi, disertori e delinquenti comuni. Dopo la sconfitta di Kolchak da parte dell'Armata Rossa, Semyonov pianifica la ritirata in Manciuria. Ungern, sempre più deciso ad attuare i suoi piani personali, rompe l'alleanza con Semyonov, porta le sue truppe verso la Mongolia e dopo aver attraversato il confine si dirige verso la capitale Urga. Sostenuto dai mongoli che cercano l'indipendenza dai cinesi, con la benedizione del loro capo spirituale Bogd Khan, a fine gennaio del 1921 attacca le truppe cinesi e il 5 febbraio prende il controllo della capitale Urga. Il saccheggio dura qualche giorno, il sangue scorre a fiumi e da farne le spese sono i cinesi, gli ebrei russi e chiunque sia sospettato di essere un rosso. Le ostilità si protraggono fino ad inizio aprile, quando i cinesi sono definitivamente cacciati dalla Mongolia esterna. La Mongolia diventa una monarchia indipendente.
Bogd Khan viene riportato sul trono di Urga il 22 febbraio. Il neosovrano concede al barone vari titoli, fra i quali quello di Khan. I bolscevichi avevano iniziato ad infiltrarsi in Mongolia sin dal 1917. Con piccole unità attuano azioni di disturbo per indebolire le forze di Ungern, il quale era ignaro del fatto che i rossi avevano sedato con forza le rivolte in Siberia. Inoltre il popolo, grazie anche alla politica economica più morbida di Lenin e stanco dei soprusi subiti dai bianchi, sosteneva sempre meno la controrivoluzione. Il barone, convinto di avere un sostegno popolare incrollabile, riesce al contrario a raccogliere pochi volontari fra la gente del posto in Siberia e Mongolia. Le truppe rosse attaccano con una schiacciante superiorità, sia numerica che di mezzi. Di conseguenza Ungern viene sconfitto in due battaglie fra l'11 e il 13 giugno. Dopo altre scaramucce, le forze bolscevichiche e mongole rosse entrano ad Urga il 6 luglio. Nonostante questo, i rossi non riescono a sconfiggere definitivamente le truppe di Ungern, che il 18 luglio inizia una controffensiva in territorio russo, tentando di invadere il Transbaikal. Cerca di motivare i suoi uomini vantando un accordo con Semyonov ed i giapponesi, i quali al contrario non hanno alcuna intenzione di sostenere i suoi piani. Ottiene qualche successo, ma i rossi contrattaccano con ingenti forze. Quando Ungern si rende conto che il suo piano è fallito, la situazione comincia a precipitare. Il 2 agosto, con la ferma intenzione di combattere senza sosta il comunismo, inizia la ritirata con l'idea di raggiungere il Tibet per poi riorganizzarsi. I suoi uomini, ormai stanchi di combattere, gli si rivoltano contro e il 18 agosto tentano di assassinarlo. Il barone si salva, ma il suo esercito si sfalda. Vaga da solo senza meta per 2 giorni, in preda probabilmente alle sue visioni mistiche. Il 20 agosto viene catturato da un distaccamento di cavalleria sovietica. Il 15 settembre 1921 viene sottoposto ad un processo che dura 6 ore, in sostanza una pura formalità che si conclude con la condanna a morte, eseguita la notte stessa. La sua condanna è stata scritta già da tempo e Ungern sa di non aver più scampo nel momento stesso in cui viene catturato. Si conclude così la parabola di un uomo che ha vissuto una vita al limite, una vita intrisa di misticismo, di voglia di avventura, di violenza gratuita e di grandissime bevute. Ungern è un uomo al quale va riconosciuto il coraggio e la fedeltà fino all'ultimo al giuramento fatto alla monarchia russa. Ma allo stesso tempo è stato un uomo intransigente, collerico, violento e crudele. Crudeltà che è riuscito a portare oltre i limiti anche in una guerra civile come quella russa, dove la violenza gratuita non è stata risparmiata da nessuna delle due parti. A titolo personale, penso che se anche la storia della rivoluzione russa avesse avuto un epilogo diverso, difficilmente Roman Fyodorovich von Ungern Sternberg sarebbe potuto un giorno morire serenamente di vecchiaia. Per chi vuole approfondire, consiglio questo libro che narra, seppur in maniera romanzata, la vita del barone pazzo. Per questo video è tutto, vi do appuntamento alle prossime brevi biografie.